Oggi potremo intraprendere un altro cammino nell'arte che è sempre un'opera di Michelangelo, che è la Pietà Rondanini. La Pietà Rondanini è l'ultima opera di Michelangelo, quella che possiamo vedere nell'immagine, e probabilmente è databile intorno agli anni 1560-1564, e dalla testimonianza del Vasari emerge che l'autore lavorò alla scultura fino agli ultimi giorni, o forse anche le ultime ore della sua vita. Pare che negli anni precedenti a quest'opera, almeno 2 anni prima, avesse fatto una pietà che era una cosa che a lui stava molto a cuore. E non era la prima volta che intraprendeva la pietà, infatti da molto giovane ha fatto la prima opera scultorea della Pietà Vaticana, e aveva fatto questa pietà, ma questo marmo che aveva usato non era molto buono, quindi si grettò. Quindi si arrabbiò molto e lo distrusse, e per 2 anni dopo non intraprese assolutamente un'altra scultura, se non questa 2 anni dopo, intorno 2 anni circa, 2 anni dopo che fece questa pietà. E della pietà Rondanini, di questa pietà, c'è stata rivelata da un documento inventario, cioè che quando Michelangelo morì andarono a fare un inventario delle cose che trovarono nella sua casa, e da qui arrivarono a vedere che c'era quest'opera. E questa statua, da Firenze, la statua viaggiò a Roma. E nel 1744 venne acquistata dai marchesi Rondanini, per questo prende il nome Pietà Rondanini da questa famiglia di marchesi. Nel 1952 venne quindi acquistata dal comune di Milano e precisamente posta nella sala dello scaglione. La statua è alta 1,95 m ed è in marmo. Il soggetto ritrae, come suggerisce lo stesso nome, la Pietà. Cristo e Maria sembrano un tutt'uno in questa statua, sembrano tutto un unico personaggio in due personaggi, insomma, come una sola anima, come un solo corpo, e infonde a chi lo guarda, allo spettatore, un senso di eternità. I corpi che emergono a fatica dalla materia, e questa, in fondo, questa maggior parte dell'opera è ancora questa materia informe, abbastanza porosa del marmo, e comunicando questo senso di sofferenza, di turbolenza, di tremolio che in fondo Maria si vede questo affaticamento, che sembra che stia sostenendo il corpo del figlio morto, e Cristo che ha le gambe piegate, nello stesso tempo sono visibili le ferite del flagello e delle cadute. In questa, infatti, c'è differenza fra questa pietà e la pietà del Vaticano, Vaticana viene detta, che era un'opera, l'opera, la prima opera scultorea che ha fatto, che più o meno aveva 23 anni e quindi era molto giovane. E adesso diciamo che questa è stata la pietà, non a caso, negli ultimi anni della sua vita, un'altra pietà. E non ci dimentichiamo che Michelangelo, quest'uomo rinascimentale che aveva delle profonde domande, aveva bisogno di rispondere a questi interrogativi sulla vita e sulla sua anima,
E poi non dimentichiamo che nel XVI secolo fu attraversato da grandi riforme religiose come quella protestante e quella cattolica. Adesso quest'ultima opera, questa pietà in età matura di Michelangelo, adesso non è più il ragazzino giovane, pieno di sogni, di aspettative, ma è ben visibile che lui sa oggi che cos'è la sofferenza, la delusione, la durezza, la caducità della vita, le difficoltà, i tradimenti, le sofferenze che a volte la vita infligge. Per questo non è come l'altra pietà che era perfetta, perfetta in ogni piccolo, singolo particolare e a mio parere anche un pochino infantile, anche se di straordinaria bellezza, dolcissima bellezza, ma si può sentire un sapore di, come dire, di questo romanticismo, quasi un voler rinascere, a rifar vedere la bellezza, questa stupenda visione anche del corpo, le fattezze del volto, stupende. C'è quasi un po' di infantilità. In questa pietà invece c'è la Maria che ha il peso nel volto, il peso della storia, il peso di tutto quello quello che può pensare di fronte ad avere avuto Cristo piccolo, che l'ha cresciuto, che ha visto tutte le sue vicende, l'ha visto piano piano crescere e aiutato nella sua crescita, anche se spesso si domandava quale destino avrebbe avuto questo suo figlio, da tanti fattori della vita che aveva trascorso con questo bambino, lo avrà visto cadere, lo avrà visto sbucciarsi le ginocchia, lo avrà visto impaurito e alla fine l'avrà visto adulto, oltraggiato, schernito e una madre, tutto questo carico nel volto di tutta questa storia pesante. Ma è nello stesso tempo che sta portando questo peso di questa storia ed è un tutt'uno con questo figlio del quale si può riappropriare adesso, ma nello stesso tempo è come se anche Maria si appoggia al Cristo, lo vediamo con questo braccio sulla spalla di Cristo, questa mano appoggiata sulla spalla di Cristo, che sembra come che Maria si appoggia a Cristo lei stessa, che sembra che viene in qualche modo lei sorretta dalla fine di questa storia che finirà con la salvezza e la redenzione del mondo. Questa rivelazione sembra volesse rivelare a se stesso, avvicinandosi alla morte e lavorandoci anche gli ultimi giorni della sua vita terrena, come il Cristo è colui che lo sorreggerà dopo la sua morte. Infatti, il Cristo è appeso morto, sorretto dalla madre, ma se si gira intorno alla statua abbiamo l'impressione di vedere che anche Maria si appoggia al figlio, quasi che l'umanità addosso alla morte del Cristo si possa fondare per rinascere di nuovo. La Vergine che si sostiene, poggiando sul figlio esamine, rende nota forse una lettura personale che Michelangelo fa dell'umanità che crede in Cristo e quindi della Chiesa, la quale, se fondata su Cristo, può rinascere di nuovo. La parte più lavorata dell'opera sono le gambe del Cristo, che sono in qualche modo le protagoniste.
non a caso forse pensando al cammino che ha fatto Cristo, che questo cammino, e vediamo anche che ci sono delle ferite, che il cammino di Cristo, che in qualche modo è il cammino di ogni uomo che si dirige a una meta, ha una meta, è quello della morte, ma che è anche la fine della redenzione, cioè non è la fine, la morte, ma ogni uomo ha questa speranza, il della risurrezione. Quindi non a caso le gambe sono le uniche parti di quest'opera talmente lavorate, non liscissime, ma molto levigate. Certamente non è da paragonare all'opera vaticana. Il non finito di quest'opera ha affascinato moltissimo tutti, anche me. Anch'io sono rimasta colpitissima da questo non finito, che preferisco, anche se la Pietà Vaticana è meravigliosa, stupenda. Io preferisco questa perché è vera, cioè è la verità che a volte non è levigata, non è perfetta, ma è la verità che che dà la libertà. E quindi, cioè, possiamo dire che grazie a quest'opera che possiamo capire di più Michelangelo. Sulla parte in basso si può notare che c'è la firma di Michelangelo. La Pietà Rondanini va letta non certo con gli occhi, ecco, forse qualcuno potrebbe dire: ah, oh, guarda quest'opera, è ancora da finire, no? Se la guardiamo con gli occhi, ma va letta con il cuore. In particolare un cattolico Michelangelo che soffre nel vedere questa chiesa che si sta infettando dalla corruzione, c'è questo spirito, lo spirito che anela a elevarsi verso la santità e anche verso questa pace interiore, che gettando via tutta quella cosa che questa corruzione che sta entrando, questo male, ma e tutta questa corruzione che è proprio in questa vita terrena. C'è una cosa che colpisce molto, come scrive Michelangelo, che dice: né pinger né scolpì fie più che quieti l'anima volta a quell'amor divino ch'aperse a prender noi in croce le braccia. Ovvero, dice, non è più l'arte capace di quietare la sua anima, ma l'amore divino, il quale si esprime nell'abbraccio della croce. Questa è una sapienza incredibile, la sapienza inimmaginabile, come Michelangelo avesse questa sapienza, un cuore che parlava attraverso le sue mani, questa fede, questa speranza, perché c'è questo messaggio. In quest'ultima opera Michelangelo ha voluto lasciare un messaggio all'umanità, un messaggio di speranza che lui avrebbe avuto nell'ultimo momento, l'ultimo atto della sua vita, avrebbe avuto in vista Cristo. Cristo e l'avrebbe sorretto e portato con sé. Questo era quello che profondamente Michelangelo anelava e credeva. E c'è una cosa che c'era una missiva che viene documentata da Diomede Leoni, che
che è di una missiva a Leonardo Buonarroti, che dice: Messer Michelagnolo è morto senza far testamento, ma da perfetto cristiano questa sera sull'Ave Maria. Non si può aggiungere altro di fronte a questo, che di questo meraviglioso artista a tutto tondo, sia nella sua bravura manuale che nella sua anima, un'anima veramente stupenda.